studio del sindaco di Taurianova. Come è noto, la commissione straordinaria ha iniziato la propria attività dal 10 luglio dello scorso anno e da allora uno dei risultati che maggiormente siamo riusciti a raggiungere e che è condiviso e apprezzato dalla maggioranza delle persone, che noi ascoltiamo perché noi circoliamo a piedi e quindi sentiamo gli umori degli altri e poi anche noi stessi ci rendiamo conto, è proprio aver conquistato la pulizia della città. Così mi sento di dirlo proprio senza quasi un miracolo rispetto a quello che avevamo notato prima, quello che c'era all'epoca dei cassonetti, della raccolta che veniva fatta lungo le strade e che comportava anche un certo disordine nella gestione della raccolta. Quindi, nonostante le molte difficoltà che abbiamo avuto, perché poi c'è stato un cambio, si è inserita la nuova, a seguito di un appalto, un corso svolto a livello provinciale, la società VR si è aggiudicata per un triennio, no? Sì. Il servizio di raccolta in questo caso raccolta adottando la differenziata spinta porta a porta, che però non ha trovato subito l'inizio della propria attività a causa di problematiche connesse alla mancata funzionalità di Pianopoli, che credo che sia l'unico centro dove si vengono raccolti i rifiuti, e Gioia Tauro, che ogni tanto c'è il termovalorizzatore che faceva un po' di capricci, e soprattutto per la difficoltà di conferire, soprattutto a Gioia Tauro, dove il nostro comune doveva conferire 20 tonnellate al giorno a fronte di 17-18 tonnellate che vengono raccolte giornalmente, si erano accumulati proprio appunto per questi intoppi che si erano creati in queste discariche, e quindi la differenziata, cioè il servizio della VR, si è dovuto rinviare proprio perché c'è un'emergenza tale. Addirittura ricordo sulla via per Amato si era creato un blocco della circolazione, con la deviazione della circolazione stradale, proprio perché non si riusciva più a raccogliere e a smaltire. Dopo di allora, questi sono tristi ricordi, e fortunatamente siamo riusciti, ecco, si parla di miracolo, in effetti da aprile abbiamo insistito, e devo dare atto che la Regione ci ha dato una grossa mano in questo, dando la possibilità di scaricare appunto a Pianopoli, perché lì di volta in volta bisognava ottenere delle autorizzazioni. Grazie all'architetto Cardona che ha seguito costantemente e con sacrificio, che posso testimoniare, ho condiviso con lui insomma tutte queste pene che ci sono state, e il comandante anche dei vigili che ci è stato vicino, che siamo stati anche spesso, siamo andati proprio per seguire da vicino la situazione. Ci siamo recati al termovalorizzatore, abbiamo parlato con i responsabili, abbiamo cercato di capire quali erano gli intoppi e agevolare e facilitare tutta la situazione, lo smaltimento dei rifiuti. Quindi si è riusciti a partire con uno sforzo notevole, con convinzione di dover iniziare, anche con un'emergenza ancora, no? Seppure alleggerita, ma insomma era ancora in atto. Per cui c'è stato un coraggio, soprattutto da parte di Gentiluminari, affiancati dalla VR, ci hanno sostenuto in questo, nella rimozione dei cassonetti, e quindi nella proposizione ai cittadini, attraverso anche la campagna di promozionali, anche tramite la scuola, insomma, informazione che ci ha portato a questi risultati. Ora io non mi spingo sui dettagli dell'operazione, perché poi do la parola all'architetto Cardona, che è il dirigente dell'Aria Tech, e poi a seguire
sentiamo anche la dittatura. Credo di aver detto tutto, ma quello che sentivo dire è che io provengo da una città che sta attuando anche Roma, stanno attuando anche adesso la differenziata, e quindi diciamo sto vedendo che questa situazione che si sta verificando attorno a Roma è un grosso risultato, che dovrebbe essere, insomma, dare frutti sempre migliori nel tempo, anche in termini di risparmio dei cittadini, che insomma, sicuramente non, se si riduce la quantità si riducono i costi. Insomma. Quindi, detto questo, cedo la parola.